Training Ground ti fornisce spunti e idee per migliorare il tuo metodo. Tutto ciò agevola l'allenatore nel raggiungimento degli obiettivi. I contributi online sono suddivisi in 9 sezioni, costantemente arricchite da nuovi video e articoli. Nella pagina principale di Training Ground trovi anche il tutorial del giorno. Dal 2 contro 2 al 4 contro 4 in transizione, un esercizio molto utile e interessante per lavorare su varie situazioni di gioco in modo consecutivo e Vi è inoltre l'accesso ai replay degli ultimi webinar realizzati. Nella parte bassa della pagina sono in evidenza i contributi e le ultime esercitazioni caricate. Andiamo adesso a scoprire tutti i dettagli delle 9 sezioni. All'interno di Training Ground, l'allenatore ha a disposizione una vastissima serie di contributi. I video e i vari articoli aiutano il tecnico ad implementare qualsiasi area del proprio metodo. La prima sezione contiene una serie di contributi che aiutano il tecnico a implementare i principi del modello di gioco, prendendo spunto dalle idee di grandi allenatori. Nella sezione 2, l'allenatore può trovare un'ampia serie di contributi per organizzare le diverse fasi del ciclo del gioco. Si potrà lavorare nei dettagli sulla fase offensiva, su quella di riconquista e sulle transizioni. La sezione 3 aiuta il tecnico a preparare sessioni di allenamento professionali. Si hanno a disposizione esercitazioni e indicazioni metodologiche che ti permettono di allenare efficacemente ogni specifico aspetto del gioco. La sezione 4 è incentrata sui contributi inerenti alla preparazione atletica del giocatore. Esplora la sezione per allenare forza, velocità, resistenza, coordinazione. Approfondisci ogni aspetto della preparazione fisica di una squadra di calcio. La quinta sezione ha l'obiettivo di consentire all'allenatore di preparare il piano gara. La sezione contiene tutta una serie di contributi relativi alle contrapposizioni tattiche. Nella sezione 6 sono contenute una serie di proposte per migliorare la tua leadership e sviluppare le abilità mentali dei tuoi giocatori. I contributi ti aiutano inoltre a gestire le dinamiche del gruppo. Si tratta di aspetti essenziali nel calcio moderno. La sezione 7 è incentrata sui contributi relativi alle palle inattive. All'interno della sezione è possibile trovare una serie di schemi molto interessanti. Si tratta delle soluzioni realmente adottate dai top club. Nell'ottava sezione vi è una vastissima serie di articoli e video per allenare l'estremo difensore. Trovi spunti, idee, esercitazioni e metodi per ottimizzare le prestazioni del portiere. La nona e ultima sezione è interamente dedicata ai contributi per sviluppare le competenze individuali e le scelte di gioco dei nostri calciatori. Una sezione utile per chi lavora con le prime squadre e assolutamente imperdibile per chi opera a livello giovanile. Training Ground è oggi una risorsa dal valore enorme per un allenatore di calcio che aspira a lavorare sui dettagli. Training Ground è usato da migliaia di allenatori di qualsiasi livello.